E là, benvenuti in questo nuovo video. Io sono andata avanti nel tempo, in questo momento, per quel video qua che vedrete ora, le clip che vedrete ora, sono state registrate molto tempo prima, però non so per quale motivo ho perso la clip della intro. Ottimo, quindi sono già bella abbronzata, sono già che bella tornata da un po' di tempo e per fortuna ora esce un nuovo video. Comunque, questa era la intro della mia preparazione per la valigia per partire ben 10 giorni, per 10 giorni. E vi introduco un attimo, starò via 4 giorni a Ibiza e da Ibiza prendiamo il volo e andiamo una settimana a Minorca, sempre se quindi siamo in Spagna. Volevo appunto mostrarvi la mia valigia, come la preparo, anche se io odio fare la valigia. La odio fare, la odio disfare. Anche se disfare fai presto perché è tutto sporco e quindi butti via tutto. Vi lascio al video. Allora, per ora ho messo tutto sul letto e poi vediamo di dividere. Dunque, saranno 9 notti e 10 giorni, quindi qua ho messo i vestiti da sera. Cioè, non ho un vestito colorato e mi sento male. Però, vabbè, ho questo qua in jeans. Questo qua bianco, questo qua nero che ho usato, cioè avete visto l'ultimo haul. Questo arancio fluo, che è l'unico posto dove potrei metterlo a Ibiza, questa gonna con questo toppettino con le paillettes, questa un'altra gonna con una camicia, sotto c'è un vestito nero e jeans con vari top che poi vedrò. Lì ci sono tutti i pantaloncini, ce ne ho tre, però non lo so se lasciare giù uno, forse quello in pelle, e tenere il secondo, questo qua che è un jeans in sangallo molto carino. Così con abbinata la sua giacchettina. Poi ho un jeans corto e uno in pelle, uno nero e uno di jeans. O forse tolgo questo. Tanto quei due là li userò prettamente durante il giorno, questi sono un po' più elegantini. Devo vedere cosa ci sta. Un'altra gonna con vari toppettini. Allora, questi sono tutti prendisole, sì. Vestiti per andare in spiaggia, uno lungo nero, uno floreale, uno tinta unita e un altro nero, quindi direi che pigli così. E in caso userò dei pantaloncini, qua delle maglie che devo ancora decidere, mentre qua per ora ho questi costumi, quindi sono 1 2 3 4 5 e 6 con quello. Sì, ok, sei costumi, sì, non ne ho tanti, gli altri non mi piacciono, non ne ho presi abbastanza, è vero, ma fa niente. Sì, solo 6, vabbè, non ho fatto un calcolo giusto, forse qua ne ho qualcuno. Qua ho un'altra magliettina, quello del giacchetto di prima e ora dovrei preparare il beauty, capelli, trucco e mare, diciamo. Pochette che porterò con me nella borsa mare perché è l'unica dove ci sta un po' di cose. L'anno scorso ho usato questa, ma non ci sta questo e mi urta, quindi porto questo che è un attivatore di melanina, eccetera, eccetera, un abbronzante dell'Australian. Porto anche questo che da finire sarà qua, mi sono trovata da Dio. Se cercate un attivatore super abbronzante, ultra rapido, questo è fotonico. Poi ho la 30 per alcune parti del corpo e la 50 per alcune parti del viso. E questo che è uno spray, un oglietto per capelli. Quindi qua ci sta tutto. Ok. Per il trucco, questa è la mia da tutti i giorni, ma ovviamente devo un attimo sistemarla. Porto sicuramente lei, questa terra e la terra nuova, che è bellissima. Questo mascara, poi come blush prendo sia questo dalla NARS, cioè scusate, dal di Nabla e anche questo di Laura Mercier.
Oltre a questo prendo anche, vabbè, lui ovviamente. Voglio cercare di non prendere su troppa roba. Allora, come fondo prendo lui, che non ne userò praticamente mai. Correttore, blush e cipria. Un lucido labbra, matite labbra e rossetto, eyeliner, lentiggini, matita marrone, colla, matite marrone, nere, matite labbra, rossetti, sopra, lentiggini, matite, eyeliner, pinzetta, questo. E poi tutto il resto che ho mostrato prima. E i pennelli li mettiamo tutti di qua, perché almeno non ci confondiamo. E direi di chiudere tutto qua dentro. Ci sta? Sì, perfetto. Questa la userei per capelli e skin care prettamente. Quindi capelli, allora, qua è un problema. A capelli uso questi shampoo, balsamo e shampoo. Poi mi porto questa maschera da utilizzare, lo shampoo e lo wow. Allora, io vorrei portarmi lui, però un po' tanto. Quindi porterò lui. Portare ho lui, che è un olio dopo sole, e anche la crema dopo sole, un mini deo, si è pieno, profumo per forza, e manca spazzola così, e manca il mollettone, occhi a manetta, salviettine struccanti, crema idratante e contorno occhi. Ora qua provo a chiudere, ma dovrebbe esserci abbastanza. Mi manca un mollettone. Prenderò lui. Per ora questa si è chiusa. Direi di provare a mettere su questa roba nella valigia. Pausa valigia nel mentre ho fatto arrivare un crispy, che ovviamente ho già finito, non è anche ripreso. Ci sono ancora queste da mettere in valigia, e tra l'altro ho fatto le unghie nuove. Guardate che carina, sempre ballerina, bianco lattiginoso e quel puntino bianco qua, super belle. Sì sì sì. Quindi ricominciamo, cioè riprendiamo a fare la valigia. E lei la metterò in valigia con me. Vero? Allora, aggiornamento. Qua ho messo tutti i vestiti, costumi, mutande, calze, eccetera eccetera. Là ho le scarpe, qua ho la borsa che vi ho fatto vedere prima, ho i solari, ho aggiunto questa che mi hanno regalato in una profumeria, vabbè, molto plasticosa, molto bella, proprio il mare.
faccio nei trucchi con i pennelli, ho messo questa maschera qua dentro e dentro questa pochettina, diciamo, in plastica, per paura che si apra, dove c'era questo fantastico costume. Vi mostro questo per ora, anche questo golden point, ma è stupendo indosso. Comunque questo, guardate, ve lo faccio vedere già ora, della marca, appunto, la marca è questa, non ho idea, però è fatto in questo modo, con questi due laccetti laterali, stupendo, cioè. E poi c'è il suo pezzo a fascia sopra, cioè, guardate che bello, non vedo l'ora di metterlo. E va bene, poi qua ho messo dei gioiellini, alcune cosettine, una piccola pochettina e altri reggiseni sparsi in giro. Ora non ho più voglia e ci aggiorniamo domani, anche perché devo assolutamente finire e prendere uno zaino per buttarci dentro altra roba, perché ho paura che questa valigia peserà troppo. Quindi ci aggiorniamo domani per la partenza. Buongiorno! Allora, partenza, ho fatto tutto, ho chiuso la valigia e ho preso anche uno zaino dell'ISPAC, la famosa ISPAC, che è tipo qua dietro, e ho messo dentro il salviettone, che lo stavo dimenticando, un paio di scarpe col tacco, un paio di ciabatte e la borsa di Dior, e non vorrei imbarcarla ovviamente, e quindi niente. Io spero questo video vi sia piaciuto e concludo qua, perché sto andando a prendere il volo, e ci vediamo presto con un altro video.